Buonasera amici, benvenuti nel mio 124esimo giorno di dieta. Come sapete, ho ripreso il piano alimentare che mi ha permesso di perdere 30 kg in un anno. Questa mattina, colazione, che è una delle mie preferite, è diventata una delle mie preferite perché è buonissima e abbastanza veloce da fare, a parte la cottura forte delle pesche, devo migliorarla, però vabbè. Ed è semplicemente yogurt bianco, granola fatta un po' da me e pesche, buonissimo, ho già spiegato come si fa, è velocissima, scaglie di mandorle alla fine, latte e caffè, una colazione che io amo, veramente, è molto molto buona. E comunque poi la granola potete sceglierla di fare come la volete, veramente, è una colazione molto molto versatile, a me così com'è piace moltissimo. A pranzo ho provato l'altra bustina che avevo comprato, questa è fatta di quinoa, semi di girasole, semi di zucca, vi ho lasciato all'inizio insomma la confezione perché mi ero dimenticata di farla vedere. Raga, veramente buonissimo, riso basmati, con quinoa, tutto quanto. Ottimo, per essere in bustina e si prepara veramente con un pochino di acqua, 3 minuti, è veramente speciale. Quando andrò, insomma, quando ritornerò a fare la spesa ne comprerò di più. Merenda, mi sono un pochino superata. Ho fatto la spremuta d'arancia, avevo delle arance, si stavano rovinando. E i biscottini, velocissimi, solo 2 ingredienti, vi giuro, vi basterà pochissimo. A cena ho mangiato una frittata con le zucchine e cipolle e mi sono fatta questa, non mi ricordo se si chiama patata rossa, rapa rossa, non lo so, sale, olio, pepe, tanto aglio, aceto e limone, aceto balsamico, buonissima veramente, una fettina di pane e la cena è stata molto buona. Come finire? Ovviamente col mio adorato cocomero. Questa è stata tutta la mia giornata. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è piaciuto. Io vi auguro una buona serata. Ciao ciao!